Buonasera a tutti. Stasera l'amministrazione comunale, la biblioteca e l'assessore alle culture ci hanno regalato questa bellissima iniziativa insieme ad Antonio Pagliuso, che ringrazio per aver scelto Nocera per la presentazione del suo libro. Che dire, io mi toccano i saluti istituzionali perché il sindaco ha avuto un urgente imprevisto istituzionale, un impegno fuori dal comune, dal nostro comune, e non può essere presente. Non ho la sua eloquenza e mi scuso anche per l'imbarazzo, solo per dire che la stagione estiva è stata ricca di iniziativa sia da tante associazioni che soprattutto dalla biblioteca comunale e dall'assessore alla cultura. Ringrazio a tutti, ringrazio a Federica, ringrazio ad Antonio, ringrazio ad Adriano, Orlando e a Vittorio per la disponibilità e la presenza di tutte le iniziative, di tutte le serate e dei disturbi che gli abbiamo creato. Senza di voi le iniziative non sarebbero state possibili, quindi grazie a tutti di cuore. È solo un piccolo appunto per i pochi turisti che ci sono. Quest'anno abbiamo avuto 20 giorni di mare che non si vedeva da 20 anni, limpido, bellissimo e pulito. Questo è l'impegno che ha preso Fernanda in campagna elettorale, che ha mantenuto in un anno, mettendo appunto a posto il depuratore con un grande impegno, un aiuto della regione. Il depuratore a Nocera funziona al 100% e il mare ci ha dato grandi risultati. Dal 1° settembre partirà il piano spiaggia, dove si presume l'inizio di una nuova stagione per il lungomare, con nuove attività e con sempre più proposte per i nostri turisti. Quindi vi aspettiamo l'anno prossimo e lascio la parola al direttore della biblioteca Antonio Macchione. Grazie ancora di tutto e grazie per la presenza.